Well, I'm just thrilled to be in Urbino. And it's such a beautiful city. And the university obviously plays such a significant role in the life of this city. Sono davvero eccitatissimo, contentissimo di essere qui a Urbino oggi. E, in precedenza ho avuto un colloquio con il rettore nel quale mi confermava appunto il ruolo importante dell'Accademia anche al di fuori della città di Urbino. E questo è giunto il momento in cui noi poeti portiamo le persone vicino, perché sembra che invece i politici stiano cercando di allontanare le persone. È stata una bella mattinata perché tanto si è ascoltata una poesia che da noi raramente si ascolta, cioè un tipo di poesia appunto che, stando dentro strutture rigidamente poetiche, però parla di argomenti, svaria su temi, su tematiche che sono in realtà molto comuni, anche molto vicine e estremamente comprensibili, insomma. La poesia anglosassone in generale è così, ha delle opacità, ha delle parti in realtà in cui si fa complessa, perché anche la poesia di Muldoon era molta poesia anglosassone apparentemente semplice. Quando uno prova a scavare trova stratificazioni profonde, insomma, no? Vede citazioni, vede strutture, vede cose, vede riferimenti, vede giochi di intertestualità notevoli, insomma. Assolutamente è stata veramente una voce nuova, cioè una voce che è stata in grado di trasporre, portarsi dietro la tradizione e farle fare un passo avanti, insomma, portarla ai tempi nostri. Alla scuola elementare di College Lens dovevi rispondere Anshō e alzare la mano quando arrivava il tuo nome. Beh, la tradizione di Urbino, la parte umanistica è sempre stata davvero molto importante e oggi la presenza di Paul Muldoon è davvero molto significativa. Secondo tutti i critici è unanime il pensiero che Paul Muldoon rappresenti davvero il poeta più grande degli ultimi 100 anni. E noi siamo molto onorati di averlo avuto qui oggi e di aver ascoltato i suoi poemi, che sono così belli ma anche attuali e quindi stimolano, credo, in ognuno di noi una grande riflessione. Un momento davvero importante. Di come ogni mattina durante la rassegna i suoi volontari rispondessero Anshō e alzassero la mano quando arrivava il loro nome.